Buonasera a tutti, cominciamo, ho mandato praticamente come interrogare l'inizio praticamente 9 e per cortesia anche nei confronti dei candidati che hanno dato la disponibilità ma che hanno mandato impegni, è necessario cominciare tutto a poter poi praticamente anche a tutti parlare, anche perché la serata sarà abbastanza lunga. Io sarò molto breve, sono presidente del comitato, porgo i saluti del comitato dell'ACMAC che hanno organizzato praticamente questa serata, ringraziando il presidente dell'ACMAC Carlo Andretti che sta facendo le imprese che poi metteremo su internet a disposizione tutti quanti i programmi della serata e quanti non hanno possibilità di partecipare. Ringrazio ovviamente i cittadini presenti che in qualche maniera dimostrano il loro interesse per una tematica che è comunque importante, che ricordiamo è da più di 10 anni che è parco nel nostro comune e nei comuni. Ovviamente anche lo ringrazio, i candidati sindaci che sono intervenuti, che verranno questa sera che hanno la disponibilità. Mi preme sottolineare una cosa, perché ci sono state alcune polemiche oggi, da parte di qualcuno che probabilmente non interverrà, sono stati invitati tutti i candidati sindaci e comuni circondicini praticamente interessati dal rapporto con la Sergenza, sostenendo per la loro capacità di votare all'interno del. Quindi riteniamo che sia stato adottato un approccio assolutamente imparziale e volto a mettere i cittadini in condizione di poter sentire dalle bocche dei candidati sindaci che dovrebbero rappresentare, che dovranno rappresentare se e quando saranno eletti, quali sono le loro posizioni su questa tematica. Chiaramente la serata è incentrata sulla tematica della discarica, perché questo è l'argomento principale su cui il comitato si batte da diversi anni insieme ad altri. Per ciò che riguarda l'ordine da lui, noi comitato stasera riteniamo di dover mantenere una posizione essenzialmente di moderatori, come già detto la parola sarà riservata tra virgolette ai sindaci, ai candidati sindaci, e sarà riservata poi ai cittadini che però potranno intervenire, questo lo dico una questione di ordine, in 5 minuti, facendo essenzialmente le domande ai candidati che si trovano di fronte. Quindi mi raccomando, domande precise, secche, a cui dovranno corrispondere risposte precise e altrettanto secche, senza polemiche inutili, perché ci interessa che sia una serata costruttiva. L'ordine dei lavori sarà praticamente questo, verrà fatto un breve excursus, ma brevissimo, su quelle che sono, su quella che è stata la storia, praticamente la battaglia riguardo a questo impianto. Verrà presentato brevemente quello che è il progetto riguardante i prossimi anni di questa scarica, perché si continua a sostenere probabilmente da molte parti che questa scarica è chiusa, così non è. Dopodiché procederemo con l'ordine del giorno, parleranno prima di candidati che devono allontanarsi, poi parleranno gli altri. Questo diciamo alla scelta dei vari candidati sull'ordine che dovranno seguire per intervenire. E poi per la città di facendo le domande. Io ho concluso e lascio la parola a Claudio Romano. Grazie, buonasera di nuovo a tutti anche da parte mia. Ovviamente iniziamo subito con quello che è il tema della serata e soprattutto la nostra preoccupazione. Non vado a fare un excursus di ciò che è successo da 2011 fino adesso, perché sarebbe troppo lungo, quindi mi limito a dire che attualmente la discarica alla Cornacchia è attiva, c'è stato un ricorso perché questa discarica alla Cornacchia attualmente attiva perché è stato autorizzato un innalzamento dei livelli di abbancamento dalla provincia e ovviamente anche sul parere della regione, ma a questo innalzamento il comitato, come in altre precedenti esperienze e situazioni, si è sempre opposto, ma in questo momento non ha ricorso il Consiglio di Stato perché ha provveduto i comuni di Castelbellino e Monteroberto a fare ciò. Quindi in questa fase siamo in attesa del parere del Consiglio di Stato sulla legittimità di questo innalzamento. Nel frattempo che arriva questa risposta, che dovrebbe stando a quelle che sono le nostre informazioni arrivare a giugno, o meglio l'udienza ci sarà a giugno, ecco, noi riceviamo rifiuti speciali da tutta l'Italia attualmente. Beh, tutti quanti diciamo che se fosse così, o no, piena,
sinteticamente è finita questa discarica. Ebbene no, signori, la discarica non è finita, non è piena, perché i signori amministratori del comune di Maiorati attuali, e che questa sera non hanno accettato di venire a questo confronto, poi Romina ci spiegherà quello che è successo in merito, hanno presentato un progetto al comune di Maiorati di, uso un termine un po' semplicistico, ma di scoperchiamento della vecchia discarica, il primo lotto, perché la vecchia discarica è coperta con un quantitativo di terreno, circa un metro e mezzo, anche due forse, quindi lo scoperchiamento dei materiali inerti di questa vecchia discarica per metterci altri rifiuti speciali per un quantitativo che si attesta intorno a 200.000 tonnellate, cioè in sostanza 6 anni, 4 anni sicuramente di rifiuti speciali ancora, per poi mettere una copertura geosintetica sopra e finire, speriamo. Ma noi ci opponiamo a questa situazione perché siamo stanchi. Siamo stanchi perché temiamo che questa situazione non sia l'ultima, come non lo è stata da diversi anni fino adesso. Siamo stanchi perché questa situazione deve essere, questa discarica deve essere chiusa, come i politici fino adesso ci hanno sempre detto. Non mi dilungo, vi faccio presente però che la voce che circola che la discarica è piena e la discarica è finita non è assolutamente vera. Ci sono i documenti per chi poi volesse, li abbiamo qui, ma li troverete sicuramente anche, penso, nel comune di Maiorati, perché questa è la realtà dei fatti. Non stiamo a criticare né l'uno né l'altro candidato, e la deve fare un confronto aperto questa sera, ma purtroppo non è stato possibile. Quindi la discarica non è chiusa, la discarica sarà ancora per altri anni, e se a noi sta bene, bene, ma noi come comitato noi ci batteremo sempre, non solo per il discorso della politico, diciamo così, che tutto sommato il nostro comitato partitico non ci interessa, ma soprattutto sotto il discorso della salute, ed è questo che ci interessa, ripeto, è questo che ci interessa a noi come comitato, non ci interessa nient'altro che ricevere uno studio epidemiologico dagli organi competenti, una valutazione di impatto sanitario. Ma per questo passerò la parola adesso a Romina, che ci accenna qual è lo stato di fatto sotto questo aspetto, almeno con i documenti che abbiamo sotto mano. Buonasera a tutti, benvenuti. Io parlerò appunto del secondo punto, con l'ordine dei giorni, il diritto alla salute. Il diritto alla salute, come si tutela il diritto alla salute? Principalmente attraverso la prevenzione. E lo strumento principale della prevenzione qual è? Sì, si sente? Lo strumento principale della prevenzione qual è? È la conoscenza. Se noi conosciamo un fenomeno possiamo risalire, possiamo provare almeno a risalire a quali sono le cause e soprattutto a prevenire. Dal 1976, su impulso di un'apposita legge, sono stati istituiti il registro dei tumori, proprio per conoscere questo fenomeno così preoccupante e così dilagante purtroppo nella nostra società. Ora, il registro dei tumori serve proprio per registrare le patologie tumorali che affliggono una larga popolazione di un territorio, che può essere una città, una provincia, una regione. E tramite la conoscenza dell'incidenza delle tipologie e della percentuale di questi tumori, possiamo risalire a quali sono le cause, possiamo prevenirle, possiamo programmare degli interventi anche, no, di in campo sanitario, proprio per rispondere a quelle che sono le esigenze della popolazione. Attualmente, dal 1976 ad oggi, siamo arrivati alla copertura del 70% della popolazione italiana, cioè il 70% della popolazione italiana vive in aree dove ci sono già il registro dei tumori. Cioè la nostra provincia no, noi no. Noi ancora nella nostra provincia non abbiamo diciamo, alcun dato riguardo a questo tipo di patologia così preoccupante. Noi del Comitato sono anni e anni che ci battiamo per sapere, indipendentemente dalla scarica, perché sappiamo bene che patologie non possono arrivare da un unico, no? Da un impianto, da un unico, e quindi
possibile, può avere varie cause, ma sicuramente sappiamo che le patologie tumorali sono legate anche a fattori ambientali, che chi vive in territori dove non ci sono impianti, diciamo, fortemente impattanti sul piano ambientale, hanno tasse di tumori inferiori. Noi non sappiamo qual è la situazione della provincia di Ancona. La provincia di Ancona ha delle situazioni, diciamo, ha degli impianti fortemente impattanti, però riguardo a quello che è la situazione, lo stato di salute di questa popolazione, quale tipo di patologie tumorali sono più diffuse, qual è la loro incidenza, qual è il loro rapporto rispetto ad altre aree del territorio, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere praticamente. E sono 10 anni che ci battiamo, che chiediamo alle autorità competenti che si attivino, che su questo campo. Abbiamo sentito dire più volte, dice, ma tanto non fa male, ma no, ma come? Ma chi può dirlo? Chi può dire che questo tipo di smaltimento con i rifiuti che rimangono per tanto tempo esposti alle agenti atmosferici, al vento, pensiamo alle polveri, no? Chi può dire che non ha un impatto sulla popolazione? Ora, io sono molto sensibile al tema della salute, e in particolare probabilmente perché vivo anche a contatto strettissimo con i bambini. E penso, sono una maestra, quindi vivo con i bambini, vivo questa realtà, e pensando a loro, pensando anche al loro futuro, no? Sono convinta che quello che è importante per i bambini è sicuramente la scuola, è importante l'educazione, fondamentale. E noi la scuola ce l'abbiamo, non possiamo dire per noi, ci abbiamo una bella struttura, anche se non è finita, comunque possiamo dire che rispetto ad altri territori abbiamo una struttura assolutamente, come dire, no? Efficiente, però non basta solo questo. È importante lo sport per i bambini, ovviamente, quindi è importante la palestra. Ce l'abbiamo la palestra, il programma un'altra, ma non è che è importante una mega palestra, attenzione. Ma soprattutto per i bambini è anche importante la salute, perché per avere una prospettiva di vita lunga e felice è importante avere la salute e vivere in un ambiente il più possibile sano. E allora quello che respiriamo oggi, quello che i nostri bambini respirano oggi, inciderà sulla salute di loro di domani. E la salute dipende dall'ambiente, e quindi io mi domando, ma tra 10, tra 20, tra 30 anni, quale sarà l'incidenza dei tumori su questa popolazione che vive qui a strettissimo contatto da 40 anni con questa discarica? Magari sarà nulla, non è che dico, per carità, però vorrei avere i dati. Finora noi ci siamo solo 40 anni che viviamo in un impianto inquinante e non abbiamo nessun dato. Finora abbiamo messo la testa sempre sotto la sabbia, non si sa. Quando io l'ho chiesto 10 anni fa questo anche qui alle mogli, mi è stato detto, ma chi sei nata, mi equivoca la gente. No, io sono convinta che invece è il non sapere che mette paura, mi spaventa il non sapere. Avere dei dati magari ci potrebbe assicurare, chi lo sa, e comunque credo che sia un diritto fondamentale della popolazione. E quindi io chiedo anche la seconda quesito che noi chiederemo, quella che sarà la futura classe dirigente del nostro territorio, quale sarà il loro impegno fare in modo che anche questo territorio abbia degli strumenti di conoscenza e di prevenzione delle patologie tumorali e non solo perché non sappiamo degli impianti insalubri, gli impianti che hanno un forte impatto sull'ambiente, incidono su tutti gli aspetti della salute e non solo su quello tumorale. Grazie. Una precisazione velocissima, poi ci diamo la parola ai sindaci. Non è del tutto preciso e vero il fatto che non abbiamo dati sulle situazioni tumorali. Un dato c'è ed è estremamente preoccupante.
ed è dato per esempio di patologie tumorali che l'ASL, di fronte alle insistenze mie e di altre persone lontano 2009-2008, fuori riguardo appunto le esenzioni per patologie tumorali. In altre parole, abbiamo fatto all'epoca lo stesso gioco che fece l'America per Al Capone, non potendo arrestare per proibizionismo, lo arrestarono praticamente per l'evasione fiscale. Quindi ci siamo fatti dare i dati fiscali per le esenzioni praticamente delle patologie tumorali e l'incidenza dal 2001 al 2009. Ecco, i dati erano disastrosi. Adesso la risposta fu che non c'era una correlazione diretta tra i tumori e le esenzioni delle patologie tumorali. In una riunione che fu fatta con Comari, direttore dell'ASL, a me disse che in realtà sì, la correlazione c'era, ma la realtà era ancora peggiore dei dati che emergevano da quello studio, da quei dati che venivano forniti dall'ASL. Quindi qualche cosa in realtà di riferimento c'è. Questo mi premeva un attimo sottolinearlo, anche a beneficio del canale di sindaci. Sì, è fatto benissimo. Io per brevità ho tagliato molto. Noi sappiamo anche che dall'ITER sulla prevenzione della discarica, all'ASL e l'ARPA, in un documento congiunto del febbraio del 2016, hanno messo proprio in allarme, diciamo, comunque hanno lanciato un campanello d'allarme, evidenziando che nei comuni di Castelbellino e di Maiorana ci sono eccessi di mortalità e di ricovero per varie patologie tumorali. Si trattava di un'indagine descrittiva, non certo di un registro di tumori con dati, diciamo, puntuali, ma quello già era un campanello d'allarme. E quello stesso documento, che forse lo può andare a vedere, noi lo possiamo fornire perché è un documento pubblico, l'ASL e l'ARPA mettevano anche in guardia, diciamo, attenzione a immettere ancora in questo territorio diciamo ulteriori pressioni ambientali. Dopo quel documento che cosa è successo? Che c'è stato un ulteriore ampliamento di 300.000 metri cubi di rifiuti e adesso c'è questo progetto di ulteriori altri 200.000 metri cubi. Noi abbiamo fatto questa riunione proprio per una questione anche di chiarezza su questo punto. Perché di questo progetto non se ne parla assolutamente. La discarica è chiusa, è invece c'è, e a breve passerà in provincia che dovrà dare l'autorizzazione e verranno chiamati poi i sindaci, dal sindaco, prima di tutto il sindaco di Maiorana, chiaramente, che potrà stoppare questo progetto in qualsiasi momento, essendo lui il titolare, diciamo, del territorio, e poi naturalmente i sindaci intorno saranno chiamati a dare il loro parere. Documento c'è particolare attenzione a rimettere nuove pressioni ambientali su questo territorio. Okay? E poi, signori, lo vediamo noi, no? Perché l'indagine epidemiologica la possiamo fare da soli. Sono poche famiglie, purtroppo, che non hanno un familiare o comunque un parente stretto che non è stato colpito da una patologia tumorale. Quindi, voglio dire, se ci guardiamo intorno, ci vediamo molto. Grazie. Passiamo ai lavori. Siccome ci sono dei candidati sindaci che hanno la loro presentazione alla lista in altri comuni, io do subito la parola ai due candidati sindaci di Monteroberto che devono scappare, hanno già la macchina accesa là fuori forse, per andare a presentare la loro lista, ma che comunque mi sento in coscienza di ringraziare che nonostante quell'impegno sono ancora qua, sono qua con noi. Nel senso che ci sono persone che hanno preferito non venire. Il mio dettaglio su queste persone che non sono venute sarà fornito dopo. La domanda che vi facciamo, e è questa che vi prego di rispondere, con la massima sincerità e chiarezza. C'è questo progetto andrà in provincia, i comuni saranno chiamati, i sindaci saranno chiamati ad esprimere un parere su questo scoperchiamento della discarica, chiamiamolo così, senza termini riprofilatura, sta passando il termine manutenzione straordinaria, tutte cose, termini che forse a qualcuno sfugge. Questa è un ampliamento della discarica alla Cornacchia, un ulteriore ampliamento della discarica alla Cornacchia. Non c'è niente da fare. Altri rifiuti speciali per altri anni. E ai sindaci, o meglio, ai candidati sindaci presenti, la domanda che faccio è questa. In seduta di conferenza dei servizi, quando sarete chiamati alla conferenza dei servizi, lì, in quella sede, quale sarà il parere vostro come sindaci di quei comuni, candidati adesso ma futuri sindaci, sulla
progetto che la Sogenus a breve presenterà in provincia? Favorevoli o contrari? Ebbene, da qui non uscite finché non avete detto favorevoli e contrari, perché i politici a volte, scusate, perché a volte trovano sempre la possibilità di dire no, noi siamo, no. Noi chiediamo questa sera davanti alla cittadinanza presente, sarete favorevoli in quella sede o contrari? Passo la parola a Gian Paoletti, poi all'altro candidato di Monte Roberto per la sua 5 minuti di presentazione. Attenzione, 5 minuti. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono qui, ho anche diciamo, l'onere di iniziare questa serie di interventi. Per me è molto facile rispondere alla domanda, però rispondo alla fine. Rispondo alla fine perché voglio partire con quello che è scritto nel nostro programma che abbiamo presentato ai cittadini. Leggo proprio il passaggio, parto proprio da qui. Lo diciamo: dialogare con le amministrazioni vicine valutando l'opportunità di mettere in campo nuove politiche nel settore delle società partecipate come CIS, spingendo in particolare per la riconversione di Sogenus in un'azienda che opera nel settore della lavorazione e trasformazione dei rifiuti. Io credo che mi viene da dire potrebbe anche bastare questo per rispondere a quella che è la domanda, cosa che, permettetemi, siamo in campagna elettorale, una qualche piccola polemica comunque bisogna lanciarla, cosa che invece io non vedo assolutamente scritta nel programma elettorale del mio competitor Martelli, dove relativamente al discorso Sogenus ci si limita a dire miglioreremo la raccolta differenziata. Questo giusto per iniziare, però voglio continuare questo mio intervento parlando delle delibere, di cosa abbiamo fatto in questi nostri 5 anni di amministrazione, dal 2014 fino ad ora. Perché sono gli atti che sono importanti, sono queste le cose che contano in un'amministrazione, sono gli atti che vengono promulgati, che vengono fatti in consiglio comunale, che vengono fatti nelle giunte, sono gli atti di indirizzo, non sono sicuramente le chiacchiere che vengono così trasmesse in giro tra la popolazione infondendo paure che secondo me non hanno nessuna consistenza. Allora, io parto da citare una delibera, scusate ma sono un po' intrecciato perché ho diverse fogli e quindi mi perdonerete. La prima delibera che noi abbiamo approvato, delibera di consiglio, è la numero 2 del 27-2-2015 e queste sono tutte delibere che riguardano chiaramente il discorso dei rifiuti, la produzione dei rifiuti, dove esprimiamo la nostra contrarietà alla realizzazione di un impianto per la produzione di CSS da realizzarsi a Corinaldo. È un argomento diverso da questo, però già da qui partiamo noi con i nostri interventi relativi ai rifiuti. La seconda delibera che invece voglio citare è quella del 43 del 12 ottobre del 2015, dove sostanzialmente noi andiamo ad approvare quello che è l'indicazione che viene data dalla regione per quello che riguarda la gestione dei rifiuti, il ciclo della gestione dei rifiuti, che sostanzialmente dà una determinata gerarchia, e cioè parte dalla prevenzione, quindi dal produrre meno rifiuti possibile, poi preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e lo smaltimento. Noi abbiamo sempre tenuto in considerazione, sempre nella nostra testa, quelli che erano gli obiettivi, quelli che sono gli obiettivi che bisognerebbe raggiungere. Chiaramente il discorso Sogenus si inserisce in una, non in tutti questi, criteri, ma nel secondo e nel terzo, cioè quello per la preparazione, per il riutilizzo e quello del riciclaggio. L'altra delibera che voglio citare è quella, la numero 77, che è il conferimento, questa è una delibera di giunta, che riguarda il conferimento dell'incarico ai legali per ricorso al TAR Marche da parte dei comuni di Castelbellino e Monte Roberto, qui c'era inserito anche per delle ostrenze ma poi non ha più partecipato, contro la determinazione dirigente provinciale e provvedimenti conseguenti. Questo praticamente è l'atto con cui noi abbiamo affidato l'incarico che ci è stato diciamo dato da una delibera di consiglio comunale, una proposta, un indirizzo che è stato dato all'unanimità dal consiglio comunale per avanzare ricorso contro l'ampliamento della discarica, il famoso ampliamento parlavamo di cui si diceva prima, e cioè quello della cosiddetta riprofilatura. Quindi noi siamo ripeto, stati sempre contrari a questo tipo di interventi in relazione alla discarica. L'ultima delibera, che è quella della numero 21 del 30, adesso la trovo, scusatemi, eccola qui, la numero 21 del 30, del 30 luglio 2018, entra proprio nella serata di questa sera. Perché? Perché noi abbiamo approvato una delibera relativa alla proposta di candidatura del sito della discarica La Cornacchia di Moglie per l'impiantistica di selezione, riciclaggio, recupero e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata per il territorio del lato 2 di Ancona e con tutti i provvedimenti conseguenziali. Quindi sono gli atti che parlano. Noi guardate, noi abbiamo superato già, allora no, guardate, finisco velocissimamente. Quello che voglio dire è questo: noi non crediamo al discorso della riprofilatura. La riprofilatura molto probabilmente nasconde una volontà che non è quella solamente di risparmiare sul discorso del post mortem, ma c'è anche un altro discorso dietro, che è quello di abbancare ancora molti e molti rifiuti. Per cui, visto che ho finito il tempo, io dico semplicemente questo: rispondo alla domanda che è stata posta da Claudio. Cosa risponderete in conferenza dei servizi? È molto semplice per me dire che il comune di Monte Roberto, se io sarò di nuovo sindaco, se sarò rieletto di nuovo sindaco, andrà in conferenza dei servizi rispondendo no. Grazie. Grazie alla parola. Buonasera, sono Stefano Martelli. Mi candido per essere sindaco a Monte Roberto. Volevo ringraziare il comitato per il lavoro che fate, volevo ringraziare tutti voi che siete qui ad ascoltarci, di vicino non si sta bene. Che dire, io penso che il territorio di Maggiolati, ma in genere questa parte della Vallesina, non io, tutti insieme, tutti i miei amici di avventura in questa lista, pensano che Maiolani e questa parte della Vallesina abbia già dato molto rispetto a quello che è la gestione del rifiuto, ma soprattutto all'abbandono del rifiuto, perché qui non stiamo parlando di gestione, ma semplicemente un abbandono. Che dire, il
territorio nostro è pieno di bellissime risorse. Certamente sprecarlo per continuare ad ammucchiare i rifiuti mi sembra veramente un'assurdità. Mio scappato, Gabriele. No, ecco. No, ma però pure che sennò poi c'è la luce da dove. No, solo per dire che noi non abbiamo messo nel nostro programma qualcosa riferito alla discarica, ma abbiamo messo qualcosa riferito a prima che si pensi alla discarica. Dobbiamo differenziare di più, non possiamo accontentarci del 60-64%, assolutamente, dobbiamo cambiare la cultura del rifiuto, dobbiamo cancellare il rifiuto perché è una materia prima, ciò che ora buttiamo come rifiuto in realtà diventa materia prima, dobbiamo però abituarci, istruirci e insegnare a gestire ciò che è nel circuito, che da materia prima poi oggi scappiamo. Cioè, queste cose qui, sapete come le scrivono sugli altri? Queste cose qui sono vasche, ma prima ho detto che va sugli altri vasche, va tutto sommato, ma queste sono colline, eh? Quella fra un po' pasta, quella prattorino che lì sembra prattorino rispetto a quella vastità di superficie, la vela è larga 3,5 metri e lì sembra una cosa piccolissima. Quindi ecco, secondo me ragioniamo sullo spingere molto, però questo non da candidato sindaco, da cittadino. Tutti noi cittadini dobbiamo imparare a gestire la nostra vita perché non vengano prodotti rifiuti. Dopo dico anch'io, alla fine la mia risposta sì. Sentivo Gabriele che dice sindaco Giampaoletti, che ha citato un sacco delle delibere, però scusate, io ho cercato tutte le delibere, un po' anche il mio mestiere, guardare gli altri pretori online, gli altri pubblicati, non ho trovato a casa nostra una delibera, dico a casa nostra non molto freddo, una delibera che parte dell'impianto del trattamento rifiuti che ci vogliamo mettere, lo leggo in giro su altri che però non sono ufficiali, che però vengono, come dire, girano, c'è certezza, e qualcuno pensa che il rifiuto non sono atti ufficiali, non c'è un numero di protocollo, ma sostanzialmente escono da chi attualmente è in comune e dicono, leggo il rifiuto, un po' la gestione del rifiuto come una risorsa economica. Io penso che il rifiuto non possa essere una risorsa economica, forse una risorsa economica è la materia prima, ma noi dobbiamo parlare di gestire i rifiuti. Grazie ancora a tutti, la mia risposta sarà no. Grazie. E ovviamente con l'obbligo anche di dire chi sono gli invitati, ci sarà Andrea presente, Carbonari Federica, candidata di Castelvellino c'è, Matteo Stefano non se ne va ora, ma lascia un sorcaricato, Giampaoletti Gabriele se n'è andato, quindi vi diremo fra poco. Consoli Tiziano arriverà più tardi perché sta facendo la presentazione in un'altra zona. Spugni Giuseppina, la signora Spugni presente, Giovannacci Renato sta facendo conferenza stampa, appena finito, altro candidato di Poggio San Marcello arriverà fra poco, Guerrero Leonardo è presente qui, Mazzuccheri Gabriele c'è, Ubertini Sara mi ha mandato un documento perché avevamo chiesto per chi non potesse di mandare un documento, Sara è di Belvedere Strenze, candidata sindaco di Belvedere Strenze, Federici Fabio, non so, eccolo lì. Avevo invitato tutti quanti i candidati davanti, ma si è fermato nella fila dietro. Tagliari Fabio non ha tempo da perdere con noi, questo è stato quello che mi ha risposto. Non ho nessun problema dietro. Ciccioli Carlo è qui, Paolo Giuseppe è in consiglio comunale a Monte d'Aroppa, è candidato a Monte d'Aroppa. E passo la parola un attimino a Romina che ci dice un attimino perché Vini Irene non si è presentata questa sera qua, ma io prima volevo leggervi quella che è stata la documentazione che è intercorsa tra di noi
in questa circostanza, perché le cose ci piace dirle chiare, ovviamente in faccia a tutti i cittadini. Procedere un attimo per cercare WhatsApp. Sì. Ha inviato comunque un documento che leggeremo. È arrivato adesso, eh? Attenzione, è arrivato adesso. Irene Nevini. Io l'ho invitata per la prima volta per WhatsApp, poi l'ho chiamata, poi ho fatto una mail di invito. In sostanza, nella mail di invito ho chiesto suggerimenti di come voleva impostare l'assemblea, la riunione. A quell'invito mi risponde, dice penso che avrete già invitato il direttore Sogenus e i componenti del direttivo della Sogenus a questa vostra assemblea. Ci siamo visti e sentiti noi del Comitato, abbiamo detto che non era secondo noi opportuna la presenza della Sogenus a dibattere sul tema che riguardava i candidati sindaci. Non c'era questa necessità. Comunque il direttore del Sogenus e i componenti del direttivo della Sogenus sono cittadini di Moglie e potevano tranquillamente partecipare e dire la loro. Questo per un fattore ovviamente di pura cronaca. E comunque questa mattina ha pubblicato sui giornali, su QDM, questa cosa qua. Buonasera Conti, la informo che sia io che i candidati consiglieri della lista percorso civico per motivi legati all'impostazione parziale dovuti al mancato coinvolgimento di tutti i soci Sogenus e delle rappresentanze della Sogenus stessa non parteciperanno all'incontro organizzato da Acumarche, previsto per il 17 maggio. Buon lavoro. Rispondo, ok, buona serata. E ora ci dice, signor Conti, mi scuso per l'ora, ma siamo stati fino a poco fa impegnati nella campagna elettorale. Questo è il contributo della lista per questo ciclo, per la vostra serata. La vostra. Non è la nostra, è la vostra, è di tutta la cittadinanza. Vedremo anche questo documento, proteggerò quello degli altri che ce l'hanno mandato. Passo la parola a Romina che vi racconta un attimino come è andata la serata, visto questo impedimento. Cioè, in seguito al diniego a venire a questa assemblea, avendo comunque noi desiderio di sapere qual era la posizione di questa lista sul discorso della discarica e avendo visto che sul programma comunque non era esplicitato in modo chiaro qual era il percorso futuro che si voleva impostare, siamo stati alcuni membri del comitato alla presentazione della lista e io personalmente ho fatto questa domanda che poi è stata fatta anche questa sera ai candidati, stiamo facendo questa sera ai candidati presenti, e cioè qual era la posizione di questa lista riguardo a questo progetto che la Sogenus ha dato in appalto e che stava insomma cercando in via di conclusione. Devo dire insomma che la signora si è stata un pochino imbattita da questa domanda, mi ha chiesto chi ve l'ha detto, come lo sapete, e vabbè, lo sappiamo perché comunque alcuni mesi fa la giunta di Maiorati Spontini, senza passare per voto del Consiglio, ha dato mandato alla Sogenus appunto di stilare questo progetto, di dare in appalto insomma la realizzazione di questo progetto per la riprofilatura della vecchia discarica con il rifacimento della copertura, previo però lo smaltimento di ulteriori centinaia di migliaia di cubi. A questo punto la signora ha detto che insomma questo progetto sì c'è, però non lo valuteranno, i progetti ce ne sono tanti, verrà valutato. Poi è mezzo anche alla discussione, insomma, ci sono anche le posizioni probabilmente non ancora ben definite, si sta trattando, come ho capito, all'interno del
vari componenti insomma della lista. E questo è quanto. Poi sappiamo appunto dai giornali che c'è stato questo comunicato stampa in cui dicevano che non avrebbero partecipato, che anzi invitavano altri candidati a fare un altro dibattito la prossima settimana, e quindi questa sera non sarebbero venuti. Poi adesso è arrivato invece, c'è stato un nuovo dietro fronte, cioè è arrivato invece un comunicato che noi leggeremo comunque per correttezza, perché se è arrivato l'ultimo